prima mondiale della Bohème, opera in tre atti di Giacomo Puccini, direttore d'orchestra Arturo Toscanini. Tra il pubblico curioso, emozionato e interessato per questa premiere, molte personalità del mondo politico, industriale, artistico. A questo avvenimento torinese assiste anche un giovane di 15 anni, Vincenzo Lancia. Chi è Vincenzo Lancia? Deludendo le aspettative del padre, Vincenzo nel 1898 abbandona gli studi, preferisce la meccanica. Nel cortile del caseggiato dove abita la famiglia Lancia, i fratelli Ceirano hanno l'officina fabbrica di velocipedi e vetture automobili Giovanni Ceirano. Pur di soddisfare la sua passione, accetta un posto da contabile alla Ceirano. Mentre Vincenzo svolge il suo lavoro di contabile, ma sugli motori, Giovanni Ceirano presenta nel 1899 la sua prima vetturetta, la ULIS. La tenne a battesimo la famosa attrice Tina Di Lorenzo. Ma l'automobile, la grande invenzione dell'epoca, è ancora un lusso. Solo qualche fortunato può gustarne le gioie e i dolori delle prime panne e traditrici. Ma l'automobile non è ancora entrata nella vita torinese. Torino fine secolo, un mondo di ricordi. In Europa è il momento delle grandi esposizioni internazionali. Anche l'Italia, la sua esposizione internazionale, allestita al Parco del Valentino a Torino. Municipalità, architetti, ingegneri e operai contribuiscono alla realizzazione di questo grande complesso dove l'industria di tutto il mondo, i popoli e le loro culture sono uniti artisticamente e umanamente. Ed è presente in un grande padiglione la più spettacolare invenzione dell'epoca, il cinema. Il soggetto dominante? Il movimento. Gli attori? Ancora la carrozza e la presenza ormai costante dell'automobile. Non è solo il cinema a fissare immagini per i posteri. Anche i pittori trasmettono alla storia un avvenimento importante. Giovanni Agnelli nell'atto di firmare la costituzione della Fiat. È il luglio del 1899, un momento storico. E quando la Fiat rileva la Ceirano, Giovanni Agnelli non esita a prendere con sé il giovane Vincenzo, il quale appena ventenne diventa capocollante. È l'inizio dell'era industriale dell'automobile in Italia e la Fiat è tra i protagonisti. Per Torino inizia una nuova era. L'automobile e in modo diverso il cinema entrano decisamente nella vita dei torinesi. Tra i pionieri del cinema c'è Arturo Ambrosio, che intuisce l'avvenire di questa meravigliosa invenzione e fonda l'omonima società cinematografica. Produce film, coadiuvato da grandi talenti, come Gabriele D'Annunzio, affascinati da questo nuovo e rivoluzionario mezzo espressivo. Negli stabilimenti di Posa si sta girando Tigre Reale, con attori che sono già celebrità. Il pubblico vivrà momenti di commozione e, perché no, certi mariti di gelosia. Ma questi sentimenti spariscono al momento dell'attualità. L'aviazione, i primi piloti, i primi tentativi. L'interesse è sempre più crescente nel pubblico torinese.
dalla fantasia del cinema soggetto all'informazione continua e generale. I costruttori, gli automobilisti e il pubblico sono più esigenti, vogliono altre prove, altri orizzonti. Le corse automobilistiche a Torino e nel mondo diventano una nuova realtà. E ritroviamo, con piacere, Vincenzo Lancia. E breve è il tempo che lo separa dal cortile di Corso Vittorio Emanuele a collaudatore Fiat e ammirato campione vittorioso sui circuiti internazionali. Dal 1902 al 1907 le vittorie. Gordon Bennett, Garden City, Susa Moncenisi, Coppa Florida, Gran Premio di Francia. Vincenzo Lancia diventa uno dei grandi campioni del volante in Italia. Potrebbe essere un uomo arrivato, ma Vincenzo Lancia guarda ad altri orizzonti. In questo spirito, il 29 novembre 1906 nasce la nuova società. Da quel momento, la storia di Vincenzo Lancia si identifica con quella affascinante della Lancia, che è già presente ai saloni internazionali dell'automobile con la sua prestigiosa produzione. Il tipo 51 o Alfa è più veloce, più leggero, più agile delle concorrenti. Il suo motore fa 500 giri al minuto in più rispetto ai regimi medi della produzione dell'epoca. Nasce così la filosofia Lancia, che si basa fin dall'inizio sulla qualità e sulla tecnica d'avanguardia. Con l'attentato di Sarajevo, l'Europa entra in guerra. L'industria automobilistica si adatta forzata ai tristi avvenimenti e Lancia si dedica alla costruzione di auto blindate. Ma la guerra finirà e la vita civile riprenderà il sopravvento con la ricostruzione di case, di paesi, di città distrutte. L'industria automobilistica riprenderà pure lei alacremente la sua attività, dando così un enorme incremento all'era industriale. Si costruisce la prima autostrada e alla sua inaugurazione Vincenzo Lancia è in prima fila. Un riconoscimento ben meritato per la sua genialità automobilistica. Già il 1 luglio 1915 Lancia aveva depositato il suo brevetto per il motore a V. I primi prototipi, costruiti nel 1919, sono la base dello sviluppo di tutta la futura produzione Lancia. Le nuove sospensioni a ruote indipendenti e la carrozzeria autoportante montate per la prima volta nel mondo sulle vetture Lancia attirano l'attenzione e il consenso del pubblico. Grazie soprattutto alla Lambda, costruita tra il 1922 e il 1931 e venduta in oltre 13.000 esemplari. Le vetture Lancia si impongono all'elite automobilistica di tutto il mondo.
La produzione aumenta, nuovi modelli escono dalle officine Lancia. Lambda, di Lambda, Artena, Astura, Aprilia. Sono i nomi che costruiscono il prestigio e la classe di Lancia nel mondo dell'automobile. L'Aprilia è l'ultimo capolavoro di Vincenzo Lancia, di fronte alla quale lui stesso esclama: che macchina meravigliosa. Muore il 15 febbraio 1937, pochi mesi prima dell'entrata in produzione della vettura. Non ha ancora 56 anni. Il genio, la personalità di Vincenzo Lancia, rimarranno sempre presenti nello spirito della società Lancia. 1939, scoppia la Seconda Guerra Mondiale. I disastri causati da questa guerra sono enormi. Anche l'industria automobilistica è colpita duramente. Tra l'ottobre e il novembre 1942, gli stabilimenti Lancia sono completamente distrutti. Ma alla fine della guerra iniziano i lavori di ricostruzione e qualche tempo dopo la produzione. L'Aprilia e l'Ardea sono le prime vetture prodotte dalla Lancia nel dopoguerra. 1950, il New Look. Christian Dior presenta i suoi modelli. Lancia ha pronti i suoi. A Torino il 32esimo salone dell'auto è inaugurato dal presidente Einaudi, che lo visita accompagnato da Biscaretti di Ruffia. Ancora sconosciuta la strada, la nuova Lancia, l'Aurelia. L'Aurelia, la grande stradista per eccellenza. Alla berlina B10, spinta dal primo 6 cilindri a V di 60 gradi al mondo, si affiancano poi la Coupé B20 GT e la Spider B24. Gli anni 50 segnano l'inizio della partecipazione ufficiale della Lancia alle competizioni. Le Sport mietono successi tra i più prestigiosi. Alla carrera panamericana partecipano 5 Lancia, affidate a 5 piloti di fama mondiale: Fangio, Taruffi, Bonetto, Bracco e Castellotti. Gli sforzi compiuti per conquistare un così ambito trofeo internazionale. Quest'anno alla carrera partecipano circa 250 vetture. Provano Bonetto, Taruffi e Fangio al volante della Lancia. E adesso via per le strade messicane. Sta per cominciare la grande avventura. 5 giorni di gara, 8 tappe, 3077 km di durissimo percorso. Le contrastano le 5 Ferrari della scuderia Cornacchia. 5 giorni di gara, 8 tappe, 3077 km di durissimo percorso. In un incidente perde la vita Bonetto. Lancia trionfa, Fangio è il vincitore. Nel 1954 la Lancia si misura con gli avversari di sempre nella prestigiosa Mille Miglia. Sul traguardo di Brescia è lui, Alberto Ascari, a portare alla vittoria una Lancia per la prima volta in questa competizione. Dopo un travolgente inizio che aveva visto la supremazia di Taruffi sempre al volante di una D20, l'anno dopo scende in pista la monoposto D50, che sempre con Ascari si impone sui circuiti di Torino e Napoli. In maggio, al Gran Premio di Monaco, mentre è al comando, Ascari con la sua D50 sbanda e finisce in mare. Il pilota è lì, ma pochi giorni dopo, a Monza, perde la vita provando una Ferrari. La Lancia abbandona le corse. Il 26 luglio 1955 la scuderia viene donata alla Ferrari. L'anno successivo la monoposto, pilotata da Fangio, conquista il titolo di campione del mondo. Lieti di fare la conoscenza.
la signora Lancia e l'avvocato Iafelli presentano al ministro Campilli questa nuova auto italiana. È l'Appia, la nuova piccola Lancia. Madrina speciale della vettura, l'attrice Sofia Loren. L'attrice Sofia Loren già immagina di disegnare le modulazioni del volante. 4 cilindri, 120 all'ora, 13 km con un litro. Sono abituati alle cerimonie ufficiali gli alteri cavalli dei Nel 1957 viene presentata l'erede dell'Aurelia, la Flaminia, studiata nella linea da Pininfarina attraverso la sua Florida seconda. La caratteristica eccezionale di questa vettura è questa linea che è completamente diversa da tutte quelle che si facevano 10 anni fa. Una linea completamente rivoluzionaria, dettata non già per una questione stilistica, ma per una questione di necessità di spazio. Il passeggero è seduto qui e la testa arriva in questo punto. Se questa vettura fosse convenzionale, la linea convenzionale come tutte le altre così, il passeggero non potrebbe avere abbastanza posto per sedere. E allora questa vettura dovrebbe essere più alta, per avere questa capacità interna dovrebbe essere più alta. Nel 1960 nasce la Flavia, la prima vettura italiana di serie a trazione anteriore. È l'inizio di una nuova tradizione, perché Lancia adotterà questa soluzione anche sulle vetture che seguiranno. La Fulvia, uscita nel 1963, dimostrerà i suoi vantaggi in termini di tenuta di strada e di sicurezza in ogni condizione ambientale e sulle strade di tutto il mondo, e in una avventurosa prova che porterà lo scudetto Lancia sino a Capo Nord. John Blasden, dello Sport Car. È una vettura notevole, molto raffinata, come lo sono state tutte le Lancia degli anni recenti. Mi piace la carrozzeria. Jean-Francis Hel, del Nouvel Observateur. Nella produzione italiana rappresenta qualcosa di speciale, equivalente alla Rolls Royce. Ferruccio Bernabò, della Stampa. Quanto alle finiture, mi pare che quando si parla di classe Lancia si è detto tutto. Nel 1965 entra in produzione la Fulvia Coupé. Allestita nel nuovo stabilimento di Chivasso, in attività da appena 3 anni, questa elegante sportiva diventa in breve, sul versante commerciale, un best-seller, mentre su quello sportivo segna il ritorno ufficiale della Lancia nel mondo delle competizioni. Il nuovo programma agonistico si focalizza sui rally. Nel 1966 viene omologata per le gare la versione HF, alleggerita nella carrozzeria. Questa 1200 di 88 cavalli di potenza ben presto si impone all'attenzione generale, vincendo ovunque. L'allora più importante, la HF, che con il tempo è diventata una 1600 di 160 cavalli, lo coglie nella stagione 1972, in cui spicca una memorabile vittoria al Monte Carlo, conquistando il mondiale Marche Rally. Lunedì 21 luglio 1969, l'uomo sbarca sulla Luna. Il più favoloso sogno dell'umanità si realizza. Nell'autunno dello stesso anno, la Lancia entra a far parte del gruppo Fiat. 3 anni dopo, al Salone di Torino, viene presentata la prima Lancia del nuovo corso. È la Beta. Il nome non è casuale. È stato voluto per legare passato e presente. Infatti, in casa Lancia c'è già stata un'altra Beta, nel 1909. La nuova è una cilindrata media a trazione anteriore, con carrozzeria a 2 volumi. Nel 1974 alla berlina si affianca la coupé e lo spider disegnato da Pininfarina. Nello stesso anno alla rete commerciale Lancia viene affidata la distribuzione dell'auto Bianchi A112, una super compatta, al top della sua fascia di mercato.
Nel 1975 ancora un ampliamento della gamma Beta con le versioni HPE e Monte Carlo. La prima propone una formula del tutto originale, la praticità di un familiare unita alla grinta e all'eleganza di una Gran Turismo. La seconda è una tipica sportiva, sia nella carrozzeria, opera di Pininfarina, sia per il brillante motore alloggiato in posizione centrale e disposto trasversalmente. Il 1976 segna il ritorno della Lancia nel settore vettura di lusso. Ancora una volta il nome viene trovato nel cassetto dei ricordi della casa. Gamma, una Lancia del 1910. La Gamma è una due volumi carrozzata da Pininfarina. Monta un motore a quattro cilindri orizzontali contrapposti, disponibile con cilindrata di 2 o 2 litri e mezzo. Insieme alla berlina debutta un armonico coupé tre volumi, anch'esso firmato dal carrozziere torinese. Se dal punto di vista commerciale gli anni 70 segnano per la Lancia una confortante crescita, un vero e proprio exploit la casa lo consegue nelle competizioni. Protagonista di questa stagione vincente è prima la Fulvia HF, che nel 1972 conquista il mondiale, poi dal 1974 al 1979 la Stratos. Sviluppata da uno studio di Bertone, la vettura ha nella sua compattezza e nel potente motore, un 6 cilindri a V di 2 litri e mezzo, le sue qualità vincenti. L'albo d'oro di questa regina dei rally comprende tre titoli mondiali marche nel 1974, 75 e 76 e quattro vittorie assolute al Monte Carlo. In questo decennio d'oro per lo sport Lancia, l'impegno della casa non si limita però solo ai rally. Nel dicembre 1978 scende in campo la Monte Carlo Turbo, con la quale la Lancia ritorna nelle competizioni di durata su pista. E anche in questo settore la qualità Lancia si impone. 17 ottobre 1978, fumata bianca in piazza San Pietro. Fra lo stupore generale, il Papa è polacco. Karol Wojtyła, con il nome di Giovanni Paolo II, inizia la sua rivoluzionaria opera pastorale. Nell'ultimo scorcio degli anni 70, la Lancia mette a punto la carta vincente del decennio successivo, la Delta. La presentazione avviene nell'autunno 1979. La Delta, omonima di una Lancia del 1911, rappresenta per la casa torinese un autentico salto generazionale, sia nella concezione globale di un'auto media, motore trasversale 4 cilindri di 1.300-1.500 cm3, trazione anteriore, sospensione a 4 ruote indipendenti, sia nei contenuti tecnici, estetici e qualitativi. Il successo di pubblico e critica è immediato. La Delta viene eletta auto dell'anno 1980. Giugno 1982. L'Italia impazzisce con il suo presidente Sandro Pertini in testa per la vittoria del titolo mondiale ai campionati di calcio in Spagna. Nello stesso anno la Lancia cala il suo secondo asso, la Prisma, classica berlina a tre volumi. La sua filosofia costruttiva riprende quella della Delta. Il successo di mercato è notevole e migliora quando nel 1984 questa media viene proposta, ed è la prima volta in casa Lancia, con un motore a gasolio. Sul piano sportivo, mentre prosegue l'impegno sulle piste con l'Endurance, la Lancia torna nei rally proprio nel 1982 con la 037.
La vettura, degna erede della Stratos, è disegnata da Pininfarina e ha la carrozzeria in vetroresina. Spinta da un 4 cilindri di 2 litri, sistemato in posizione posteriore centrale, è sovralimentata da un compressore volumetrico. Questa soluzione viene adottata anche sulla berlina Trevi, in commercio dal 1980, sulla Coupé e sulla HPE Executive. La Lancia Rally riporta i colori della squadra corsa torinese ai massimi vertici e nel 1983 si aggiudica il Mondiale Marche, il quinto per la Lancia. Nel 1984 viene completato con la Tema il totale rinnovamento generazionale della gamma, avviato nel 1979 con la Delta. Questa ammiraglia della Lancia viene proposta con 3 motorizzazioni a benzina e un diesel sovralimentato. Classica nella sua linea a 3 volumi, eccellente nelle prestazioni, ricercata e confortevole negli equipaggiamenti. La Tema raccoglie in Italia e all'estero ampi consensi. 2 anni dopo vengono presentate 2 ulteriori versioni. Un'elegante station wagon firmata Pininfarina e l'esclusiva 8.32 dotata di un potente motore a 8 cilindri a V con 32 valvole di origine Ferrari. Nel 1985 un uomo nuovo si affaccia sul palcoscenico della politica internazionale, Mikhail Gorbaciov. Assume il potere in Unione Sovietica e avvia la perestroika destinata a cambiare i destini del mondo. Contemporaneamente nasce la piccola Y10, dalla linea fortemente innovativa. Da vetture di categoria superiore ha ereditato soluzioni estremamente sofisticate che la rendono protagonista del suo segmento. Ma il 1985 della Lancia è anche l'anno della S4, sportiva pura e laboratorio viaggiante ad un tempo. Creata per i rally, dotata di motore posteriore centrale di circa 1800 cm cubici, adotta per prima al mondo un doppio sistema di sovralimentazione, compressore volumetrico e turbo. Prodotta in 200 esemplari, è la prima integrale permanente di serie costruita in Italia. La S4 è la riprova di come l'attività sportiva della casa non sia solo finalizzata all'agonismo, ma considerata come terreno ideale di sperimentazione per la ricerca di soluzioni costruttive e tecnologiche da trasferire nella produzione di serie. La stagione sportiva della S4 è breve, ma intensa. Trionfa al suo esordio al Rally d'Inghilterra, dove ottiene i primi 2 posti, e vince nel 1986 in Monte Carlo, 8ª vittoria Lancia in questo rally. Nello stesso anno la gamma Delta si amplia e si rinnova. La novità assoluta è la HF4VD. Questa sigla significa trazione permanente a 4 ruote motrici. Dotata di un motore 2 litri sovralimentato, la HF4VD è potente e agile. La trazione comprende un differenziale anteriore, un ripartitore di coppia centrale con giunto viscoso Ferguson e un differenziale posteriore Torsen. In parallelo anche la Prisma adotta la trazione integrale. Rispetto al sistema della Delta, quello utilizzato sulla Prisma ha la variante del bloccaggio del differenziale posteriore di tipo meccanico con servocomando a pulsante sulla plancia. Immediatamente dopo, anche la piccola Y10 adotta la trazione integrale. Questa 4VD è dotata di un innovativo sistema di inserimento-disinserimento dell'asse posteriore mediante servocomando a pulsante e ruote libere.
In questo periodo, in campo sportivo, i nuovi regolamenti adottati per i rally, se da un lato fanno terminare, forse poco presto, la carriera sportiva della S4, dall'altro aprono la strada alla Delta 4WD. A riprova della validità del progetto originario, la Delta assume così in tutta scioltezza il compito di difendere i colori della casa nelle competizioni. La HF 4WD, la HF integrale e la HF integrale 16 valvole arricchiscono il palmarès Lancia di altri tre allori mondiali, conquistati di seguito nel 1987, 88 e 89. Negli anni cambiano gli avversari, ma il dominio incontrastato della Delta è assoluto e permette al pilota italiano Miki Biasion di conquistare due titoli mondiali piloti. Alla fine degli anni 80 tutta la gamma viene ulteriormente aggiornata. La Tema, ristilizzata nel 1988, monta un nuovo motore 2 litri 16 valvole, mentre la Y10 adotta nel 1989 anche il cambio automatico nella versione Selectronic. Nel contempo, nell'aprile 1989, entra in scena la Dedra, una berlina tre volumi di categoria medio-superiore. Disponibile con motorizzazioni da 1600, 1800 e 2000 centimetri cubici e 2000 turbo diesel, la Dedra incontra un sempre più esteso successo. La fine del 1989 vede accadere alcuni fatti assolutamente inaspettati. Tra la felicità generale crolla il muro di Berlino. Il simbolo della divisione dei popoli viene abbattuto. È la fine di un'era. Alla Lancia prosegue la ricerca tecnologica, che punta in particolare ad offrire automobili sempre più complete, dotate cioè di tutto quanto può far migliorare in modo tangibile il piacere della guida. In questo ambito, tra le diverse soluzioni già adottate, vengono proposte le sospensioni intelligenti di prima e di seconda generazione. Queste ultime, presentate nel 1990 e disponibili su gran parte delle versioni della Tema, sono in grado di assicurare in ogni condizione di marcia sicurezza e comfort. Esclusiva mondiale sono i vetri Solextra, montati di serie sulle Tema più prestigiose e capaci di contribuire in modo efficace alla corretta climatizzazione dell'abitacolo. In conclusione, ricerca tecnologica, qualità del prodotto, affermazione sportiva, varietà delle proposte sono gli ingredienti del successo Lancia, una casa ricca di un grande passato che da sempre lavora per il futuro.